benvenuti alla conferenza stampa dell'immensità. Vi presento subito gli ospiti al tavolo, che sono il produttore Marco Gianani per Wildside, gli sceneggiatori Vittorio Moroni e Francesca Manieri, gli attori Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Penelope Cruz, e il regista Emanuele Crialese. Allora, immagino che ci saranno molte domande. Vorrei cominciare io, tanto per rompere il ghiaccio, con una domanda per il regista, per Emanuele. È un lavoro sulla memoria, un lavoro sull'autobiografia? Comincerei proprio da questi due elementi. No, il pulsante grigio. Vai. Pronto? Lascialo. Ah, ecco, perfetto. Allora, sì, è sicuramente un lavoro sulla memoria, è un lavoro sull'autobiografia. Credo che sia importante cominciare dicendo che il personaggio di Adriana è nessuno, che sono io accanto a Penelope, e sì, è ispirato alla mia infanzia, alla mia storia, è chiaramente trasfigurata, quindi ho cercato di trovare una chiave che potesse non essere autoreferenziale, quindi parlare soltanto di me, ma ho cercato di fare in ogni film, di rappresentare in chiave un po' più universale dei temi che mi stanno molto a cuore, quale per esempio appunto la migrazione. Io arrivo da lì, la migrazione di un'anima che può essere anche una transizione, cioè il movimento che facciamo da uno stato all'altro, e quel movimento per me è un movimento molto importante, che è un movimento che facciamo tutti, e quindi sono temi a me molto cari, e in questo film li ho ripresi in una chiave un pochino più autobiografica, sicuramente. I've played so many mothers, and even when I was very young, even like with Pedro, I've made 7 films, and in 5 of them I'm a mother, and he's always seen me as a mother. And I think it's not a coincidence. I have a very strong maternal instinct, and I am really fascinated by what happens inside any family. Things happen everywhere, different things, but all fascinating. It gives material to do, like every single movie ever made could be made about. Reale a qualsiasi tipo di film, perché c'è un mondo infinito da scoprire. Il mio fascino per questo tema, unito a questo mio forte istinto materno, ebbene, mi ha sempre guidato. Ho sempre davvero anche desiderato diventare madre sin da una tenera età. È qualcosa che mi appartiene. E oggi la mia famiglia per me è importantissima, è la cosa più importante per me. Io stessa sono diventata madre, ma capisco il perché di questa domanda, perché effettivamente ho interpretato sul grande schermo tante madri, e per me ogni volta è un grande onore farlo. Questa madre rappresenta tante donne contemporaneamente, tanti tipi di madre, poiché si può vedere quello che è davvero internamente, quello che potrebbe essere, quello che vorrebbe essere. È un personaggio così sfaccettato e complesso, anche nel modo in cui è stato scritto. E quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito innamorata di lei, era già così viva sulle pagine, e ho cercato quindi di fare del mio meglio lavorando al film con Emanuele. Ritenevo questo film molto importante da fare. Can you hear me? I think she's not crazy at all. She has enough amount of craziness in her to survive this life that she has to live. That's where she connects with her daughter. They feel trapped.
trapped in their bodies, in their house, in their family, in their the situation that they have to live. There is no plan B, there is no escape. The only escape they have is through this television that connects them to another world, to art, to music, to dance, to dreaming, to something closer to the people they feel they are, the people they dream about being, if they had the permission that they unfortunately need from society at that point, or even from their own family, even from their own selves. So she's not crazy at all. She's a woman that experiences so much suppression and oppression that there is a point where she just cannot take it anymore, because she has to act in front of her children all the time, every day, and she can't take it anymore, and she goes into a deep depression, and she has to leave and go to a clinic and separate from them, which was a very heartbreaking scene to shoot, because once again, it's like representing so many realities of today. There are so many women around the world trapped in their own homes, trying to pretend in front of their children that nothing is as bad as it looks, but just out of survival. And I know them, you know, I know some of them, and terrible, horrible stories. So it's one of the many important subjects that the movie talks about is also domestic violence. And he talks about it in a way that it just broke my heart when I read it. Creo que ha sido una suerte, quizás una suerte haber estudiado siempre francés antes que inglés, y luego, aunque eso me ha hecho no perder del todo el acento cuando trabajo en inglés. Luego a los 18, 19 años me empezaron a llamar de Italia, aprendí italiano. Y a mí siempre me han interesado mucho los idiomas y los diferentes acentos dentro de esos idiomas. Y es una pasión para mí, creo que es mucho más trabajo, pero ayuda mucho a acercarte a quién es ese personaje y esa manera de comunicar, de expresar. Y para mí me siento muy afortunada de poder hacerlo, de poder trabajar en 4 idiomas, aunque... Claro, la única vez creo que he podido perder el acento 100% quizá fue en No te muevas, porque interpretaba a una mujer que era mitad italiana, mitad albanesa, pero eso fue un trabajo de 5 meses de llorar y de querer estrangular al profesor y él a mí. Pero también fue muy bonito. Y aquí, esto era otra cosa, es una mujer española que lleva muchos años viviendo en Italia, entonces habla pues, más o menos el nivel de italiano que hablo yo, que también es a veces una libertad, ¿no? No tener que estar siempre tan... Aunque a mí me gusta estar preocupado de otro acento, de otro idioma, pero tampoco podría hacerlo siempre, porque también es muy agotador mentalmente, entonces, bueno, es un ir y venir y mi encanta. Luana, che esperienza è stata per te, come è avvenuto l'incontro con Emanuele e che cosa c'era così interessante in questo personaggio? Allora, l'incontro con Emanuele è avvenuto 4 anni fa e da subito mi sono sempre trovata bene con lui, perché è una persona veramente speciale e anche tanto bravo. E questo personaggio perché ti piace? Questo personaggio all'inizio ero un po' turbata nel farlo, solo che poi Emanuele mi ha spiegato un po' di cose e da lì mi è piaciuto un sacco, perché per me è stato tanto importante rappresentare Emanuele quando era piccolino. Vorrei chiedere a Vincenzo Amato come si è accostato a questo personaggio molto, come dire, ricco di complessità.
tu e Emanuele Crelese vi conoscete da moltissimi anni, tu sei diventato un po' il suo alter ego, come è stato l'incontro con questo personaggio? Guarda, ogni personaggio, questo è il quarto film che faccio con Emanuele e mi chiamano a lavorare con lui, ogni volta che facciamo un film insieme il personaggio che devo interpretare io poi non è la cosa più importante, la cosa più importante è un po' tutta l'avventura di fare un film con lui. E dico sempre, questa avventura comincia da quando leggi la storia. Emanuele scrive delle storie bellissime, già scritte, sono bellissime da leggere lì, e appunto quando le leggi diventi subito hooked, no? Sei già lì dentro. E poi comincia un lungo processo che è bellissimo, che non succede sempre nel cinema. Emanuele comincia il film mesi prima e si entra dentro questa specie di space, di nave spaziale, e si comincia a viaggiare. E poi si fanno le prove, si fanno i viaggi per conoscere lei, e poi si prova, e poi si parla, si mangia, si fanno un sacco di cose insieme. Cioè il lavoro è lunghissimo e poi dopo le prove si comincia a girare lì un'altra parte di quel lavoro. Io semplicemente devo fare un personaggio in queste avventure, e certe volte è più facile, certe volte è più difficile. Devo dire, è sempre difficile, perché lo voglio fare benissimo per lui, però lui è bravissimo a dirigere tutti, lui è proprio bravo a dirigere, quindi mi fido di lui e cerco di non deluderlo, ed è difficile. Poi io non sono molto vicino come persona a questo personaggio, ma non importa, non sono vicino a nessuno dei personaggi che ho fatto con lui, tranne forse il primo, ma non vuol dire, lui è bravo e lui ti aiuta, ti porta per mano a me e anche a tutti gli altri attori che non hanno mai recitato e non sono magari neanche attori, eccetera, li porta per mano a essere quel personaggio, in quel momento a esserlo veramente. E io devo dire, anche io ho fatto un lavoro sulla memoria, perché io sono sempre stato figlio, poi sono diventato padre, adesso sono padre, no, i miei genitori sono morti, io adesso sono in una, ho dovuto fare un viaggio indietro a quando ero figlio, e però facendo il padre, e questa è stata una cosa bellissima, anche se il personaggio era brutto, però per me era un viaggio pazzesco nella mente di mio papà, però anche se mio papà non era così. Ed è stata una bellissima avventura, come sempre, con Emanuele. Allora, Luana, Luana l'ho riconosciuta appena l'ho vista. E ho riconosciuto una mia piccola rincarnazione qui. Luana ha uno sguardo che, almeno è lo sguardo che io sentivo di avere, non che fosse esteticamente come se lo sentivo, che questi occhi, perché questo è un film di sguardi, che questi occhi mi portavano a vedere le cose, a vedere mia madre, a vedere mio padre, a vedere i miei fratelli, come nessun altro paio di occhi potevano portare mi a vedere quello che avevo davanti. E quindi, guardandola, io mi sono spesso perso e gli andavo sempre più vicino, perché per me quello che conta, si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima. E beh, qui c'è tanta anima, io avevo bisogno di tirare fuori quella. Perché? Perché sì, perché. Allora, poiché siamo in chiusura, chiedo veramente 30 secondi telegrafici a Mario Giannani per raccontarci il senso di questo incontro, e così ci salutiamo in bellezza. Sì, prima di tutto il mestiere del produttore è collettivo, e quindi qui accanto a me ci sono anche Andrea Scrosati, Lorenzo Vengarossa, Dimitri Assam, Ardavan Safè, che hanno prodotto questo film con noi, e la squadra di Warner Italia che lo distribuisce in maniera magnifica. Con Emanuele siamo incontrati tipo 7-8 anni fa. Avevamo il desiderio di raccontare una storia che, insomma, fosse intorno a questo perimetro di tema e di calore e di sensibilità. Poi ci siamo persi, perché credo che in questi anni Emanuele abbia lavorato nell'elaborare un vocabolario nuovo per raccontare questa storia, e ci siamo rincontrati, riguardati negli occhi, fidati l'uno dell'altro, e penso che ogni artista abbia il dovere ogni volta di lavorare un vocabolario nuovo per raccontare cose che pensiamo di conoscere ma in realtà non conosciamo.
e ringrazio tutti. Prise in common essere al ciusolo, allora. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Grande, grande ispirazione. Possiamo solo festeggiare adesso.